Ciao a tutti amici di YouTube, qui Gabri Link e Matkasix che vi parlano. Questo sarà un video sulla carriera di Black Ops 2. Saranno la campagna, insomma. La campagna, esatto, single player. Le nostre impressioni, le nostre prime impressioni, perché questa è effettivamente la prima volta che tutti e due stiamo giocando a questa modalità del gioco. Filmato di intro molto così suggestivo. Ho visto Kennedy. C'era Kennedy. Ah, sì? Io vedo un morto. Io vedo un modello poligonale della giacca che fa ribrezzo per adesso. Ah, giusto. Ricordo che stiamo giocando su, per chi non avesse capito, su PC. E adesso andremo a impostare il massimo dei dettagli appena riusciremo ad arrivare a un menu. Non vorrei schippare. Hai notato che non vorrei schippare qualche... il personaggio sembra sembra estraneo al resto dell'ambientazione. Vabbè. Questo chi cazzo è? Cinque ore prima il mondo stava andando a rallentatore. Nel 2025. Questo chi è? Curtis Dye. Giugno, Martes. Mi chiedo se sia necessario vedere tutto il video. Secondo me no. Ops. Vabbè. Start. E questo? Tamarrato. No, questa è una lemerata. Devo dire che questa parte l'avevo già vista. Sì. Devo dire che questa parte l'avevo... No. Che, no, aspetta. No, che ci sono, devi andare in campagna. Ah, ecco. Meno male, ostia. No, che cosa ho fatto? Allora, ritorno, bla bla bla. Field of view. Insomma, shadows. Alto. Sottotitoli. Ma no, sì, per i nostri amici da casa. 8 per, 16 per, se cazzo te ne frega. Se, sto guardando un po'. Alto. Occlusione, on. L'ho settata prima. Ah no, questa no, era sì, questa è la profondità di campo. Ah no, c'era, di solito c'era. Ah no, ok. Il V-Sync. Ok. Ah, bello, questo mi piace. Che puoi, c'è cioè, un coso per visualizzare, sì, per visualizzare i frame. Che è buono. Buono, apply. Tutto qua. F. Trick. Ok. Va bene. Diciamo che mi ritengo abbastanza soddisfatto, non troppo però. Ah, giusto, allora. Un attimo qua. Allora, look up, ok. Tutto move, sì, stand jump. Allora, toggle vuol dire che lo... sì, che lo premi per tenerlo fisso. Per tenerlo fisso, ok. Toggle crouch, toggle prone, ok. Change stance, no, non mi interessa. Combat. Ads, cosa sarebbe? Aiming down the sight. Ah, ecco, pensavo fossero la pubblicità, gli ads. Ok, next weapon. Che tu premi il tasto destro e ti viene la pubblicità così. No, ok, previous weapon così, next weapon così, non è che ci voglia. Sprint, hold breath, ok, c'è tutto. Throw primary, throw secondary, alt. La primaria con il mouse centrale come al solito. Interazione con F, sì, direi di sì. Con special action launcher, free form, che cazzo. Boh, vabbè, senti. Bando alle ciance, new story. Let's fuck this game. Attenzione. Madonna, si inizia. Ok, c'è una situazione di pericolo evidentemente per... Ah no, ok. Quello è un XM8. Questo mi sa di personaggio principale. Harper. Arpator. Questo sembra questo un cognoncello. Secondo me è figlio di Mason. Sì, questo. Sì. Può darsi. No, ci starebbe. Io sapevo che nella storia c'era il figlio di Mason. Sì? E allora è lui. Sembra vestito ancora civile. Però a destra ricorda un po' Woods. Sì. Perché? Perché sta roba? Eccolo qui. Questo è Woods invece. Secondo me magari sono i due figli. No, ah no, l'altro si chiama Harper. Menendez. Presidia.
Ho messo maluccio Woods, non ti permettere, quello è Woods. In pratica ha detto che Woods è un vegetale. È un vegetale, sì. Che per chi ha giocato. Che per chi ha giocato al primo Black Ops. Beh, qui c'è. Bravo. Qua c'è 97 anni, quindi insomma. Insomma. Section. Put. Ma. Non lo so. Perché negli FPS ultimamente non si capisce una minchia? Sì, della storia. Prendiamo esempio. Medal of Honor Warfighter. Esatto. Cioè tu ti butti, ti buttano in mezzo alla storia e non capisci nulla. Sì. Mi sto già cagando il cazzo di sto video che dura tre quarti d'ora. Questo sembra Heavy Rain. Ah, eccolo qua. Eccolo, Mason. Questo è Mason. Col figlio. Che sarà questo? Sì. Cioè sarà il protagonista. Sì, sì, sì. Jason! Boom. È morto, si è fatto. Ma c'era il sangue? C'era il sangue. Così. È così. Il potuto pupetto di ghiaccio. The fucking ice cube. Ok, c'è una cosa che non capisco. Primo, perché hanno dovuto rifare i modelli, ad esempio, di Hudson, che non è un cazzo uguale al prima. Qui c'è pure i capelli. Qui c'è pure i capelli. Beh, ma Hudson ce li aveva i capelli? No. No, Madson. Sì, Madson. Li ho fusi insieme. Mason. Comunque sì, cioè sono tutti invecchiati, si vede. Sì, sì, vabbè. Mason con la barba grigia. Sì, sì. Woods è. Ma qua già 2025? Sì. Ah no, perché c'ha 7 anni. Ah no, figlia. No, no. Sarà tipo 2010, più di lì. Magari è il 20 novembre 2012. Può darsi. Magari è il 13, 11, 12. Ah, cos'è? Questa mi mancava. Ah, questa è ottima come cosa, ok. Ah, già, è vero, mi ricordo che puoi scegliere questa le classi. Questa è ottima, puoi farti una classe prima della missione. Classe prima della missione. Beh, è tutta un'altra roba. Peccato che non puoi scegliere nulla. Ah, sì, customize loadout. Oddio. Oh sì. Com'è che lo sblocchi? Ah, le sblocchi andando avanti nelle missioni. Avevo. Oh, è epico. Cioè, io posso iniziare con tipo. Oh sì. No, chiaramente no. Ah, ma. E beh, eccolo lì. Il cannone portatile. Il nostro cannoncino portatile. Boh, direi che shotguns li lasciamo stare. La K ispira sempre perché. Il fall raccomandato, ma che sei stronzo. Io direi di andare con questo e basta. Flora. Si chiama Flora. ECOG, no? Questo è select. Ah, beh, no, però l'ECOG è utile in questo. Al computer si può fare. Secondary. Pistols. Ok, qui non è che ci sia tanto da dire. Probabilmente avremo solo la pistolina. Oddio. Ah, è un coso. Sì, ho capito. Coltello balistico. Balestra. E la fottutissima macchina mortale. Come sniper rifle di secondaria? Vabbè, senti, strano. Lasciamo stare. Va bene così. Qui non posso prendere niente. Anche se avrei il silenziatore tantissimo. Ah, pure i perk. Madonna mia. Ok, questo mi piace. Vabbè. Questo mi piace. Questo è. Diciamo che è già positivo rispetto a quello che mi aspettavo. Oddio. Visto? E comunque. Esistevano davvero dei cosi del genere. Non dirmi che si inizia in moto. No, non spero proprio di no. Perché siamo in Angola qua? No. Sì, ho visto una mappa dell'Angola. Vabbè, non l'hai visto prima, c'era. Mentre stavamo facendo briefing. C'era scritto Angola. Ah sì, non l'avevo visto. Giochiamo Angola. E questo? Questo mi ricorda la morte di. Come si chiama l'amico? Oddio. Ah, Petkovic. Cosa? Come lo vedi? No, Mason è quello che parla. Cioè. Prima ho sentito un no, Mason no!
È morto, dai. Allora, graficamente nulla di nuovo. No, no, sempre uguale. Sempre... No, cos'è, col macete? Ho fatto la classe io. In effetti in Angola o fall o... No, ma dai. In Angola o fall o AK, giustamente. Beh, si dire di sì. La K è onnipresente. Si inizia già su un veicolo. Ah no, ok, va. Texture delle armi già scadenti. Le impostate? Sì. Vediamo subito. Ho messo automatico, vabbè, insomma. Ma magari automatico. Extra, prima automatico. Vorrei mettere extra. Deve ricaricare? No, era già. No, no, i vari black non... No, no, è già così. Boh, vabbè, potevamo aspettarcelo. Questo, come si dice... Non mi ricordo come si chiama. Flare, no? Flare, sì. Sì, flare. Comunque, Lens flare. Comunque questo flare delle lenti che è completamente simulato, perché giustamente questo engine non è in grado di rendere una cosa del genere. Che cazzo? Che questa cosa è tipo? Che cazzo? Cos'è, la guerra del Zulu contro... Non lo so. E comunque ho già notato che mi fa cagare il... I just killed them. Un po' di fuoco amico non fa mai male. No, esatto. Ma questo che cazzo, cioè, sono tipo i... Ma dove cazzo sta andando? Ah, c'era una buca. Ma questo è un amico, vero? Sì. Sì. Basta, il lacco mi ha già cagato il cazzo. Che guerra è? È una guerra, mi sembra una guerra civile più che... Oppure la classica repressione. Minchia, ma sembrano migliaia. Ecco, un'altra cosa ottima è che c'è l'hitmarker anche in campagna. È il primo gioco in cui c'è... Oh Cristo. No, c'era anche in... Cioè, questo aveva un RPG in mano e è venuto fino a qua per darmelo, sì, evidentemente. Te lo voleva dare in testa. Ma questo è nemico, vero, quel carro? No, devi in... Allora, qua, guardalo qua. Che cazzo fa con l'RPG? Sono stupidi. Ah, ma sono persone. Vabbè, giustamente, che cosa pensavo in un'automazione? Sei tipo... Sei tipo morendo? No, no, non è tanto quello. Sono tutti uguali. Guardali! Ok, ritiro ciò di positivo che avevo detto. Ok, adesso a voi qui, direi che... Andiamo un po' l'RPG. Che fossero cinesi un conto, ma... Che si assomigliano. No, ok. Non mi piace. Perché? Perché? Ma cosa fanno? Perché? Ma che cacchio è? Perché? Dai, ti prego, noi iniziamo. La gente che ti vuole dare gli RPG in faccia così. Fire machine gun. Così. Ma. Ok. E adesso? È una sfida. Scontro. Cos'è sta roba? Ah, non ho cambiato il... O ciò che ti fa tirare giù dal carro armato. Ma questi sono nostri? Sì. Cosa fanno? Col macete così a morire. Questo. Proprio così a babbo. Cosa fate voi con gli RPG? Volete morire tutti? Subito. Oh. Ah, scusa, Savimbi. Perché mi giri e mi spari. Aspetta che ho dimenticato di... Che fai? Dimenticato di settare dei controlli un attimo. Perché sarebbe 1, 2, 3 e 5, vero? Speriamo. Sì, esatto. Ok, ho messo giusto. O ciò che c'è uno con l'RPG. Che sta dando in faccia a mio amico. Ma che senso ha tutto ciò? Non ha un senso, che deve avere un senso, siamo in code. 8 colpi l'RPG? Dove ce li ho gli 8 colpi? Nel culo? È dritto! No, no, l'RPG dritto non esiste. No, no, no! Cos'è sta merda? Ok, ragazzi, ritiro. Ma per carità, sarei anche contento di vedere un RPG che va dritto, ma è semplicemente non è COD. Cioè, COD sono spari a caso, gente, va bene, che si lancia contro i tagli RPG per prenderti a botte. Up arrow. Ok. Hai visto? No. C'è
c'era la macchinetta del supporto aereo uguale, identica a quella di Black Ops 1. Sì, razzi infiniti, che cazzo te ne frega. Ok, girati e li distruggo. No? No, sì. Ok, appuntamento automatico, capito. Scriptato anche questo. No, che brutta cosa. Sì, infatti ho sparato a caso e li ho killati tutti, così che strano, eh? Dai. Sono tutti uguali. Tutti in canottiera. Così in Africa come divisa non le canottiere. Boom, anche se erano i giubbotti antiproiettili, noi abbiamo le canottiere. Use cosa? Ah, ok, scusa. Cosa? Gli sta dicendo levati, cogliano. Che bello sparare così sulla popolazione. Questo è americano, eh? Si vede che l'hanno fatto in America sto gioco. Guarda, che bello. Boom, headshot. Gente, così saltano a casa, sì. Saltano in aria a caso. Ragioni tu, vittoria. Questi sono nostri? No, non sono nostri. Oh, sì. Vabbè, non mi dice niente, io sparo. Sì. Ecco. E adesso? È per noi quello? Sì, però sai che bella vittoria. Adesso secondo me arriva uno e ci incula tutti. No, ma sai che bella vittoria con i missili e tutte le cose contro i tipi con gli RPG a babbo. Da mischia, boh. RPG da mischia. Dopo lo spazio da cecchino. Secondo me qualcuno muore adesso. Ah, ho capito. L'MPL ha catturato Woods. Gun Runner. Ah, dobbiamo andare a recuperare Woods. Questo mi piace. Peccato che non mi piace tutto il resto. Per adesso. Hudson? Sì, è Hudson che pilota l'elicottero. Non ci avevo fatto caso. Scintille a caso. Vabbè. La prima missione è andata. Ah, che fatica. In NAM. Abbreviazione, che bello. Shit. No, basta i numeri. Basta. Kravchenko. Eccolo. Kravchenko. Ah, ecco, non è morto. Ah, è vero. È sopravvissuto e l'ha catturato. Ah, è vero, in effetti non ci avevamo pensato che Woods nel primo in teoria moriva. E invece no, evidentemente, non muore. Ah, ho capito, quello lì è presente, questo, le missioni che stiamo facendo adesso è passato, perché se Woods è lì che parla vuol dire che evidentemente no. Perché sono tutte uguali le location di COD? Questa cosa ricorda? È tutto uguale, ricorda la missione in cui devi passare lì, far randello sul fiume. Cioè, dai, fa un po' cagare sta roba. Perché in COD c'è sempre un elicottero che cade all'inizio della missione? Jump, ma non sono neanche saltato. Sono... Lancialo. E ti puoi anche rialzare. Bellissimo come i nemici non iniziano a spararti finché non vedi che tu puoi rispondere al fuoco chiaramente. Sono le ali. Sono le ali? Sono sportivi. Ah, le ali. Non ho capito le ali nel senso di. Questo? Per volare. Ehi. Cioè, capito, invece di giocare a briscola, questi a 60 anni vanno a ammazzare gente in Africa. Cioè, ma io se volessi qualcosa di un po' meno... cos'era qua? Oh sì. No, devi andare a... Cos'è che devo fare? Ah sì, ok, scusa. La mitraglia. Long range killer. Boom. Eh sì, come no. Cioè con un po' di colpi. Come no?
di calibro 50 tiri giù una nave. Non mi stupirei se anche qua andasse a fondo troppo. Ah no, ma non deve magari andare a fondo. Cosa c'è qui dentro? Un javelin? Un azzardo, non so, qualcosa di potente. Ah no! No. Ma va a cagare. Che cazzo me ne frega? Ah, sono giubbotti antiproiettili. Ho capito perché me l'hanno dato il giubbotto antiproiettile, perché evidentemente c'era un'esplosione in arrivo. Madonna mia, che pessimi però. Intanto che la K è identico. Ah sì sì. Guarda la texture qui, guarda la texture. Hai vista quando miri? Non so se è una. Non so se è una questione di. Che tu guardi più in avanti, quindi è sfocata. Ha cambiato il rumore della K74U che era epico nel primo. Ma no, questo è il 47. No, è il 74U, caso, cosa dici? Guarda. Ah sì, hai ragione. E quindi? Dovrei essere felice adesso che ho ucciso qualche tipo. Ma se io ad esempio, cioè non è che lo voglio fare, però se io ad esempio cessi così e poi così. No, rifallo. No, dobbiamo averne la prova. No. A parte così barche col NOS. No, però no. Dai. Sì e no. No. Non sì. Cos'è? Cosa fai? Ma ora è passata. No, dai, vi prego ragazzi, non potete fare. Cioè, io sono abbastanza appassionato di Call of Duty, tendo sempre a trovare le parti che fanno meno cagare. Sì, che io me. Adesso esplode tutto. Salve stile. Oh, vabbè. What? You in there, brother? Body's badly decomposed. These men have been dead for weeks. Ma che schifo, porca troia. Tutto ciò per cosa? Questi trasportavano cadaveri. Woods. Guardalo lì, Woods. No, dai, sono tutti morti decomposti e lui invece? Frank! It's a me! Mason! È diventato uno zombie. No, ok. No, dai. Ci mancava solo quello. No, ma non tanto la storia dello zombie. Tutto il resto. Cioè, sono tutti morti e decomposti e lui invece non è neanche morto. Ok, qui c'è un javelin. Vero? Dai, qualcosa di simile. Oh, che cazzo? Voilà. Ma no, Valkyrie. Che cazzo? Boom. No. No, uno non basta. No, no, l'ho preso. Ah, l'hai preso? Sì, sì. Ok, scusa. Che colpa mia, colpa mia. Le munizioni. Adesso? Ah. Però va dritto. Ah, c'è ammo. Ah, ecco. Che bello. Abbassa un attimo il coso che così ti ricarichi le munizioni. No. Non esplodere quando è vicino. Sì, prima. Sì, faccio prima. Ecco perché si... Due? Ok, dovrebbe bastarne un altro, vedo che c'ha già il fumo. Sei come in GTA, troppo esploderà solo. No. Affanculo. Ammunitions. Eccolo, boom! Ma cos'è? Cos'è sta merda? Cosa è successo? Nota l'acqua come si infiltra realisticamente. Ah no, ok, siamo semplicemente. Però le sprite dell'acqua. Lascia stare, non fammi guardare queste cose. Algarem. No, cos'è? Dai, poveretto. No, dai, cioè. È ancora più truzzo degli altri giochi questo. È quasi più truzzo S. Ma giustamente Swim S. No, perché stiamo andando indietro, credo. Sì. E perché la barca continua a sollevare così tanta acqua? È ferma! Dai, il fuoco! Il fuoco che muove l'acqua. Il fuoco nell'acqua. We need to move.
Sì, corre, ha un corpo sulle spalle ma corre. Escape into the jungle. Questo mi fa molto Crysis. Come on, what's that got you? I got you, brother. Viene da ridere. Viene da ridere per quanto sia vergognoso sta storia qua. Ma hai visto le texture di Woods? Ho visto i capelli di Woods. Che bello. Perché si muove così a scatto? Sembra un po' di stuttering. No, non è stuttering, è perché ho in braccio il coso. Ok, adesso c'è qualcuno qui da killare in stealth. Ah, ok, se non vado lì dove c'è l'1,1 metri. The hell are humans doing here? Sono uccide. They're just kids. Sparategli lo stesso. Ecco, giusto. Vaffanculo, gli sta dicendo. Ma papà. I don't care. No, scherzo. Ogni riferimento a PewDiePie realmente esistenti è puramente casuale. Ok, prendi il fucile. No. Ce l'ha già un fucile. Sta guardando verso di noi, Sono cubani, se ho capito bene. Sì, sì. E lì, qui dove siamo adesso? A Cuba. No, non lo so. Let's move. Let's move. Il poveretto sta soffocando. Io ancora non riesco a capacitarmi come gli altri non solo fossero... Come gli altri non solo fossero morti, ma anche decomposti. Guardate le texture, che schifo. Guardate i fogli le foglie d'erba che vanno dentro la roccia. Ok, guardate la roccia. Adesso guarda qui, in basso, ok, a sinistra. Woods è morto perché ha una foglia nel collo. Ha una felce conficcata nel corpo. Ok, corri, motherfucker. Anche è lento a muoversi. Ha un po' di lag in risposta. Che cazzo, ma vaffanculo. Guarda. Shit, no, scusatemi. In effetti un bambino di 8 anni che ti spara è un morto. Prima morte di Black Ops 2. Stay low, keep your head down. Ok, la felce di nuovo. Sì. Ok, uccidiamo Woods con una felce. Guardalo. Di nuovo, eccolo lì. Ok, remind me. We run. Come cazzo corro? Tieniti sulla destra. Sì, sì. Ok, correre no, però puoi camminare. Don't move, more patrols passing by. Ok. Ma è lui. My car hit the grass. È lui quello lì? Sì. È lui quello lì? Sì, Hudson. Ok. Non vorrei fosse milizia. Sì, ok. Followalo. Minchia quanto è stupido. Ok. Pressi tu, party crouch. Adesso lo uccide. Eccolo lì, sì. Foglie nella testa. Guarda che bello. Non si spostano neanche, no? Non mi ricordo più in quale gioco, ma è un gioco di una categoria sicuramente inferiore. Almeno le foglie, quando tu ci passavi in mezzo, si spostavano. Qui no. Qui continui a passarci in mezzo. Compenetri. Le foglie compenetrano. Ma se io tipo... Eccolo. Guardalo. No. Ok, Woods avrebbe già perso la testa in più occasioni. Una di queste... Allora, facciamo il conto di come sarebbe dovuto morire Woods. Primo decomposto. Primo decomposto insieme agli altri. Come secondo, sarebbe stato giusto. Secondo con le felci in testa. No. Secondo no. Soffocato da te che lo stavi facendo stare zitto. Che cazzo? Terzo dalle felci nelle braccia, nella testa. E quarto dal braccio di Woods che gli ha spaccato il cranio. Che adesso spari con una pistolina. Breach and clear, in un ripostiglio. Io prenderei il macete. Tagliola. Cos'è? Ah no, è una trappola. I like this. Che schifo. Andiamocene. E mo? Ha detto di premere uno per la tagliola. Ma posso andare? Non è che mi ispiri molto. Vai tranquillo.
C'è nessuno, non ti preoccupare. Quindi? Mulan Rahman. Menendez. Do not concern yourself with local politics. Boss. No. Prosta Marionetka. Kakiti. Traduttore? Yeah. That's Kazano. You did, man. Unless you do exactly as I say. Tune the radio into it. We are going to come, you see? No one move or this fucking gets it! Americano le sta dicendo che non si muova. Shut up! E pensa che... Shut up! Parola, però él no è. I say shut up! Lower your weapon! I swear to God, I'll kill this bastard! Los americanos no saben nada sobre... Sta roba dove la sto dicendo, scusatemi. Quizás nosotros... E non c'è sottotitolo. Non c'è sottotitolo. Non è sottotitolo. You son of a bitch! Ah, lui si... Ma guarda, hai visto il tipo? si tuffano sulla granata. È morto, sì. Si è riusciti a sparargli in faccia o l'abbiamo solo sfregiato? Secondo me l'abbiamo solo sfregiato. No, è morto, è morto. Non c'è... No, scusa, è il nemico che muore dopo la seconda missione. Ok, ma io anche. Perché solo metà? Ma io ho una trappola, posso usare? Non si è capito bene a cosa serve. Tipo una claymore primitiva? Sì, può darsi. Tipo, se io faccio così. Defend. Ah, ok, allora io la metto qua. Ah, ma ne ho 5. Là ce n'era una, ma io ne ho 5. Boom. Ok, non mi piace perché sto morendo e non vedo dove è il mio ucciditore. Ah, ecco dov'è. Cioè, non è che non lo vedo. Eccolo lì. Oh Cristo. Bello, tutti in fila. Bisogna farlo uccidere tutti insieme. Bello come basta un colpo. Forse qua. Devi andare? Sì. Dici che è infinito? Eh sì, direi anch'io. Follow. Ok. Gotta man on stand. Tra l'altro, prima dell'uscita dicevano che avrebbe avuto DX11. Sì, è vero, qui non c'è tutto tranne che DX11. Ah, ok, vediamo un po' la traiettoria dell'RPG. Vabbè, a parte ti sei preso un RPG in testa e sei morto. Infatti sono morto, ci chiaro. Mi sembrava il minimo. No, ma sono morto non per l'RPG, per... Beh, chiaro. Per un proiettilino così. Cioè, allora, facendo il... Vai dritto, dai, cos'è sto schifo? Affanculo, lasciami andare giù. Dai, lasciami. Che schifo. Inizio a provare un po' di schifo per questo gioco. Diciamo che non è necessariamente uno schifo che sia dritto, no? È uno schifo, però, se pensi a... Ocio. Cinque colpi, vediamo sfruttarli bene. Uno. Due. Figlio di puttana. Volevo vedere qualcuno. Volevo vedere uno di questi in azione. Ok, so io come usare bene. Ma come? No, aspetta. Dai, ma quanto è dritto sto coso? Cos'era? Ma dai, ma è drittissimo. Non si muove più. Praticamente è tutto il contrario degli altri giochi. Cioè, potrebbe diventare quasi un'arma usabile, stanno dicendo. Sarebbe anche ora. Questa è refill? Ok. Ok, vediamo un'altra cosa che esplode. Se tu spari al gunner... Fa culo. E salta il... Non salta di nuovo, dai.
spero di no. Prova a tirare un RPG alla macchina. Oh, no. Oh, ciao, mettiti giù. Ah, boh, buono. No, beh, esplose in modo normale. Che bello. Attenzione, vediamo cosa succede adesso. Qualche cosa seguita da... Ma che cazzo? Ah, adesso giusto non mi possono uccidere perché sto salvando. Come in MW2 quando ti portano all'elicottero, sì, nelle strade. Oh, oh. Eh? Oh, oh. I russi non mancano mai. Ma io ho un RPG. E quello è un HIND. Il colpo di scena. Ah, i russi che uccidono i... Ah, ma è Savimbi. Ah, ma è Savimbi. Perché diceva fucking Russians? Perché l'Ind è russo. Poi quei simboli soviet sopra non è proprio... Ah, non li avevo visti i simboli soviet. Neanch'io. Eccolo. Eccolo. Oh. No, ma non può uccidere... Ah, sì, invece che può. Ah. Ah, così. Non c'è neanche sangue. Sai che non ho visto che cosa ha detto? Non ho sentito. Ha detto, you can't. Ha detto questo. Sempre badass. Just like you, kid. Attenzione, qua siamo nel 2025 qui. Crisis. Precisamente uguale a Crisis. Ma esiste qualcosa del genere? In Crisis? No, nel mondo. E un Beatle del genere, non lo so. 27. Ah, Myanmar 2025. Ah, ecco, qui sei il figlio. Sei Ecco. David Mason. Ecco, l'M8A1, l'SMR. O questo. Questo mi ispira. Vediamo, facciamo ancora questa missione. Sì, va bene. Tre missioni direi che possono bastare. Cos'è? Per avere un'idea abbastanza precisa. Esatto. Eccolo qui, David Mason. Ok, enter. No, cos'è? Ma vediamo se... Vediamo. Dire che l'ha preso in pieno. No, secondo me l'ha solo strisciato. Secondo me è ancora vivo. Le animazioni facciali mi sembrano un po' più decenti degli altri capitoli. Sì, è vero. Mi sembrano un po' più... In Warfighter invece sono fatte davvero molto bene, a mio avviso. Sì, è vero. A parte la bambina che sembra un oggetto di Satana. Sembrano, come si dice? Ecco, i cinesi controllano tutto. Va bene. Ok, sappiamo che i cinesi hanno il controllo di tutto. Stanno... Cos'è? Oh, oddio. Perché? Inizia la roba lame qua. È un peccato perché vorrei commentare insieme al buon Marcasi qualcosa di davvero tamarrissimo. Però, insomma, a parte qualche cosa vergognosa, non abbiamo ancora trovato nulla di... Occhio! Che cazzo? Ma dai, ma cos'è? Una rotuta? Ho visto qualcosa di... Ah, esagoni! Sono esagoni! Esagoni! Io l'ho detto che c'è qualcosa di Crisis qui dentro. Questa cosa qua sopra che ricorda... Cioè, che è un ad... Sì. No. Holy fuck. No, what perché is c'è this? Tipo un... non lo so. Cos'è? Che? Ma che cos'è? Sono morto. No, aspetta. Non sto capendo che cosa sia. Ok, io non ho fatto quello che mi ha chiesto. Però che devi fare A. Ma non credo sarebbe possibile che uno con un cazzo di guanto si tenga tanto da sostenere un altro che fa... Tanto a sostenere un altro che fa la stessa cosa. Dai, che cazzo è sta roba? No, ma cos'è sta roba? No, sinceramente. Ok,
Boh, sono praticamente guanti belli potenti con i quali ti puoi aggrappare a qualsiasi cosa e tu fai da fulcro per il tuo amico che si lancia, anche se non mi sembra molto realistico, anche se vabbè, in effetti non do. E poi vabbè, fuck physics. Sì, esatto, più che realistico non mi sembra neanche compatibile con la fisica, ecco, culati così, cioè attaccatevi al terreno, no? Con i vostri guanti della Madonna. In effetti. Poi li spezza in due. Ok, e se adesso io tipo volessi... Questa qui è la parte già tecnologica del gioco. Gocce che non mi aspettavo. E non sono maligne. Non è che per caso, la butto lì, per caso la parte proprio lame riguarda... Riguarda? No, stavo per dire... Ah. No, ah, ecco adesso. Adesso c'è la lamerata. Guarda, vabbè, questo esiste. Esistono? Sì, sì, questi tutte alari si chiamano. Oddio. Vado. Vai, vai. Track. Questo sono già morto. Si chiamano tutte alari, no, ma questo lo so. Shift. Scriptato tutto alla Madonna proprio. Perché non controllo neanche l'altezza. Ok. Esistono le tute alari, sì. Ma no, sfruttano immagino... l'effetto di portanza. Che non permette. Ma che cazzo. Vabbè, che cazzo. Ma. Siamo tutti morti. Ma cos'è sta merdata? Non vedo come sarei potuto riuscire a curvare così tanto, onestamente. Vabbè, riproviamo. Faccio finta di niente. Okay. Shift while using mouse look to assist. Però se prima non me lo fa fare questo. Cioè, scusatemi. Ah, ok. No, devi girare. Ups. Stavo leggendo sopra, scusatemi. Mi ero concentrato a leggere l'altezza e non... Ok, basta, questa volta buona. Ok, comunque, come dicevo prima, fanno da vela, insomma. Loro ti portano finché hai velocità e stai scendendo. Qua sembra di avere dei motori dietro nel sì, culo. Esatto, sembra di avere dei motori nel culo. E vedendo gli altri non mi pare di avere che nessuno abbia un motore nel culo. Le piante non... Ecco. No. Subito! Che rischio. Ok, shoot deploy. Devi andare verso l'obiettivo, credo. No, credo che ci vada da solo. Oh, vabbè, senti, lasciamo stare. Ecco, questo qui. Ho visto questo mirino online. Che brutto sto mirino. È quello che occupa... Ma guarda adesso, guarda quando punti, Vabbè, insomma. Certo che farebbe male le texture poco dettagliate delle pietre. Grazie. Cos'è? No, l'invisibilità. Questa è Crysis. Ma che cazzo? Ok, guarda qua. Che brutto. C'è persino un menu. Però dai, usa sta granata EMP. C'è un mirino con un menu. Con opzioni. Vediamo un po'. C'è Harper. Ok, scusatemi un attimo. Ho avuto problemi di ordine tecnico. Ok, quindi che è successo nel frattempo? Cosa abbiamo fatto? Questo qui. Titus Explosive. Madonna mia, vabbè, lasciamo stare. E quindi? Hai detto che dovevano uccidere qualcuno? Non so, non. Utilizzando la mia granata MP? Dici che.
Ah, era la mia granata MP. Vediamo un po' che cos'è questo. Non so, non capisco. Prova a sparare con questo. Ma no. Cos'è? Le armi inventate. Ah, sono cariche, spara delle cariche. Ah, ho pochi colpi, ok. Infatti era quella la domanda che mi stavo facendo. Questa arma poco felice, perché è un'arma poco felice, cioè non è che ci sia molto da dire. Questo è Salazar. Baltasar. Per carità, è buona per spottare i nemici, ma c'è un ascensore. Naturalmente i miei amici sono già tutti dentro. No, scherzavo, sono solo. Questa è nuova come cosa. E non mi piace neanche tanto però essere solo. Che cazzo? Ma vaffan... No, sono i tuoi amici quelli. No, c'era anche uno invisibile che è morto, questo qua. Mocio. Cos'è sto posto? Ok, no. Ci sono altro, adesso sappiamo. Fast Maglizer, cos'è? Vaffanculo all'altro. Ma cambia anche il, come si dice? Cambia anche il segnalatore di Hitmarker insieme a... Sì, diventa più tecnologico. Sì, esatto. Che perché a me piace la tecnologia. Però è entro un limite. Cos'è questo? Una granata. Un guanto a granate? Vabbè. Un lancio a granate è dal guanto. Lì c'era qualcuno, ne sono sicuro. Veramente non saprei come definirlo quest'arma. È un po' un fucile ad assalto, un po' un fucile a pompa. A pompa? Dal rumore dico. Ah sì sì, è vero, sembra una A12. Ma senti, uno sniper non è che potrebbero darmelo, vero? No, questo è... Questo è vergognoso. Un po' perché... Ok, non stavo per fare. Cioè, non so, non è mai... Cazzo, quello è uno sniper. Dai. Cioè COD bene o male è sempre stato ovvero simile. Bam bam bam. No? Sì. Perché ste granate che esplodono dopo 2 secondi? La pistola, vorrei capire chi usa la pistola. Questo è amico, sì. Cioè no, la pistola anche sì. Access. Oddio, ho paura. Vabbè. A parte questo che... Vabbè, lasciamo stare. Cazzo. Ma dai, ma perché? Oddio. Ah, hai accato il cannone lì. Un visore chiaramente termico? No, neanche. Perché immagino ci sarebbe... No, è termico, è termico. Ho accato il cannone. Sì, che in teoria quando fa esplodere una macchina dovrebbe restare giallo. Perché non è che anche la perché il fuoco non è che non sembra il freddo. Esatto. Ok, scusa. Via. Visto che è un mirino termico, diciamo che si basa un po' così, ma sul calore, ecco. Vabbè, senti, non importa, visto che i miei amici sono andati qua e io seguo i miei amici. Non mi danno i nomi quando corro. Strano perché ha un ratio di fuoco che non è paragonabile molto a quello di un... Vediamo un po' se funziona come nell'online. No, come la coltellata già? No, non funziona come nell'online. Tuttavia immagino che qui non mi uccida nessuno. Ah, ok. Ma tu mi chiami Section? Io mi chiamo Sezione. Tra l'altro la musica in sottofondo è anche un'altra cosa, mi sembra nuova, no? La musica in sottofondo? Sì, è vero.
Nice going, man. Questa non mi piacciono queste cose. Diciamo che ho un po' di paura che se passo vicino. Io vorrei provare a disinnescarle, ma ho paura che se ci passo vicino esplodano inculandomi. Diciamo così, innovativo dal punto di vista dei contenuti, non dal punto di vista tecnico. Ecco, questo qui è l'ultimo fucile che sblocchi nell'online, l'N94. Sembra tanto una K74. Ma non so se hai notato che qualcuno mi sta sparando. No, 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 guarda nel mirino. Vedi che, vedi? Sì, sì, c'è tipo un sonar. Sembra un sonar. Ah, beh, sì, sì, è quella la cosa figa. Figo, oddio, secondo loro, evidentemente. No, beh, a me piace, è molto tecnologico, mi piace. Però non vorrei che fosse troppo tecnologico. È un Barrett, ho visto. No, scherzavo. Ecco un... Beh. Ah, ecco quello, cosa di prima. Sì, sì, spara a 3K, l'ho notato. L'ho notato prima. Cazzo, e poi boh. No, Quindi? Non ancora. Devono arrivare i miei amici. Dai, finiamo sta missione. Update breaks. Tell them we're moving in. Dragon, this is Harper. Kraken. Confirming site tech installation beneath the temple. Cioè loro parlano di installazione tecnologica quando hanno questo genere di armi. Chi è che? Ok, questo mi piace. No, scherziamo. No. Ah, hai preso la... la mimetica. La visibilità. Oh my god. E qual è il fottuto? Che se sparo mi incula. Non lo so, bisognerebbe provare. No. Fissa, direi. Ma non credo sia possibile. Vai, proviamo. Cioè, il caricatore, il coso lo... Perché questo? Perché tutto ciò? Ah, cazzo! Ah, già, giusto. Suka, con questo tiene il culo però. Cos'è successo? Ah, ho preso il mio amico. Voilà. Tutti e due? Ah no. Poveretti, stanno piangendo. No, hai visto tutto, mi sa. Oh, c'è un nemico. Ma vaffanculo, perché ti vai a nascondere così. Il suono delle finestre che si spaccano è lo stesso da 6 giochi. Hai notato? Senti, Sì, è vero. È lo stesso, preciso proprio. Lo amo, non bene. No. Ah, c'hai l'arma. Oh sì, ho la mia bella camouflage. Ah boh, posso camouflage. Così. E adesso? E adesso te ne vai tranquillo, tanto nessuno ti sgama. Dice? No, vedono un'arma che vola e dicono ma. Cosa sei? Boh. Ah giusto, aspetta. No. Non lo so, non vedo l'utilità di questa. No, esatto. Perché scusa, vedo a parte i due cadaveri che scopano, vabbè. No, ma cioè, tu sei nascosto, però l'arma è lì. Cioè, gli altri vedono. Oh Cristo, ho sbagliato, mi sa. Un po' overkill. Gli altri vedono un'arma che vola, cioè. Non sei nascosto di fatto. No, in effetti no. Boh, vabbè, senti, lasciamo stare. No. No, sono tutti amici. Vabbè, lasciamo stare.
lasciamo stare. Prendiamo l'elevator. Anche perché i nemici guardano verso di te di solito. Sì, infatti. Anche se in teoria la vedo mimetica. Altri bot. Ok, non ho più le granate. Si gioca di cattiveria. Devi prendere le bombole a fianco. Le bombole? Sì, quelle a sinistra. No, no, no. Gente a sinistra. Quelle vicino al bot. Vabbè, ormai. Quello che è esploso? Ah, prendere nel senso di colpire. Sì, quello. Io credevo prendere nel senso di equipaggiare. Quelle lì spara. No, no, no. Ah, quelle. Guarda, quelle dovrebbe essere. Certo che facevo prima sparare al bot. Sì. Boh, vedi, questo qui è una cosa. Ah, è una specie di sonar che rileva i nemici. Insomma, sì. È un sonar che sa quale. Come se non bastasse la vista. Anche dietro i muri proprio di cattiveria, eh. Guarda, guarda. Oddio. Che c'è anche online, vorrei sottolineare, esiste anche online sta cosa. Però solo quando il nemico è fermo. Oddio, come, cioè. Non è che sia una gran scusante, solo quando il nemico è fermo. È inutile, tanto con o senza c'è, cioè, non è che cambia niente. Mi piace del berle, Silio. In teoria vuol dire che ti vedrebbero malate. Invece ti vedrò meglio se non, se hai la mimetica. Eccolo. Lo amo. Userò. E quindi? Lo scorpio nevo. L'arma che si è rivelata indicibile. Oddio. Madonna mia, che cattiveria sta arma qua. Sì, 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 ha un rateo di fuoco stra alto. We're clear, allora perché sei lì? Ma devi andare avanti tu. Sì, no, lo so. Se io lo uccido? No, vabbè, non ho voglia di rischiare di fargli la missione. Attenzione, questo. Dove queste dove le teneva? Ok, adesso hackerà anche il. Oh, già devi andare in giro a distruggere tutto col robottino. Attenzione, perché quando sono nemici la luce diventa rossa. Però la vorrei guidare io, se non ti dispiace. Somebody's here, cosa vuol dire? Sa, coglione. Cosa succede, mo? Boh, rimane lì. Eric, chi sei, Eric? Questo chi è? Magnetometrista. Se io sparassi a questo figlio di puttana right in the face. Ha sentito Celerium? È un remake del Celeron. È più cedere. Esatto. Oh, non è che. Di nuovo gli stessi. Ah, quelli che si calano, case. Hai visto che cadono adesso? Sì. Mamma mia, ma è impressionante sto Scorpion qui del cazzo. Che non ha niente a che fare con lo Scorpion vero. Di Black Ops. E neanche quello vero. E però ho già finito le munizioni. Ah, questo è nemico. Sbaglio o non, no, o non trapassa il. Oh, si è spawnato un nemico. Sbaglio o non trapassa? No, non trapassa nulla. Non sbaglio. Bene, uno e due. No. Boh, vabbè, senti. No, occhio a sinistra subito. Qui c'era uno prima. Ti giuro. No, forse era quello lì morto. Quello che ho morto? Sì. Se io tipo facessi così? Boom. Sono Batman. Sarà che sono Tony Stark. Che io non ho mai amato questi generi di non so, ipertecnologie, però. Ecco perché il robotino era qua, lui sapeva che qui ci sarebbe stato il bordello. F1, F2, F3, F4, F5. Vediamo Windows un po'. Style, oppa Windows Style. Cos'hai in canna? Ah, c'è granate. No, sulla canna intendo. Ah, sulla canna, non l'ho guardato. E questo? Questo è il Celerium.
questo voleva solo farsi la bella televisione per giocare a Battlefield, invece l'hanno rapito quelli di Black Ops 2 e gli hanno detto di creare un processore iperveloce. Questo è sì, vabbè. Sì. Cioè quel cosino ha più potenza di calcolo del tutta l'infrastruttura militare, tecnologica militare. Che i militari sono risaputamente coloro che hanno le tecnologie sempre. No, altro, cioè, non lo so. Non lo so neanche io. È come dire che il tuo 2500K è più potente, non so, di tutta l'apparecchiatura. No, il problema è che noi non sappiamo cosa sia. Eccolo là. Morto. Avete notato? Vorrei fare una piccola, come si dice? Osservazione. Sì, esatto, una piccola osservazione. Lui era qua, in questo senso. Il proiettile è passato da questa parte verso questa parte. È arrivato da sinistra? Sì, è arrivato da sinistra, gli ha passato il collo. Perché lui era qua che parlava così. Io ero qua, così che parlava. Il proiettile è passato da qua a qua. Però i nemici arrivavano da qua. Sicuro? Perché? Sì, sì. I nostri amici a casa, che sicuramente andranno a rivedere il filmato, possono confermare. E invece figura di merda. Ti ho fatto male agli occhi? Mi spiace. Okay. Ah, scusate, non potete andare avanti senza di me, vero? Dimenticavo che siamo. Credo proprio di no. Però voi siete immortali. Io no. Che cazzo? Oh, ma vaffanculo. Andate a fanculo, va. Ok, no, giustamente c'è una scatola perché non dobbiamo andare sopra. No? Quelle Harper, quindi non lo devo uccidere. C'era uno Scorpion. Che prenderei se non fosse che i proiettili li finisce in meno tempo di quanto ci metto io per andare al cesso. Section. E questi da dove arrivano? No, più che altro questi cosa facevano mentre noi sparavamo alla gente? Oh, guarda un piede. Una scarpa con annesso piede. Ok, questo si è fermato. Kravchenko. Immagino Goldsmith e Briggs. Certo, Briggs. Briggs? Casa Briggs. Briggs. Ah, no, era Griggs. No. Briggs. L'ammiraglio. Chiaro, perché un ammiraglio si presenta così nel mezzo di una missione, no? Io solo uccido, lo distruggo. Ma scusami, chi? Salazar lì come cazzo? No, Salazar è un amico. Non lo so. Vabbè. Direi che possiamo chiudere. Direi che il nostro commentary si può concludere qua. Un commento complessivo. Vittoria di Pirro, perché sono d'accordo anch'io. Questo COD è una vittoria di Pirro. Perché sì, è un bel gioco. È un gioco nuovo, ma perché è uscito nel 2012, non per altro. Tecnicamente siamo rimasti. Tecnicamente siamo lì. Siamo lì come al solito. E insomma, questo è quanto. Se avete qualcosa da dirci, mi raccomando, mandate un'email al nostro canale. Per tutto il resto, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, magari anche una sottoscrizione. Che non fa mai male. Che non fa mai male. A noi sicuramente farebbe molto piacere. Grazie e arrivederci da Matt Kazix e Gabri Link.